Inizia la scuola d'Arquato, una scuola vera, una scuola donata, una struttura di grandissima qualità. Scuola e lavoro erano due elementi sui quali abbiamo detto si ricostruiscono i borghi, perché col lavoro e con la scuola le comunità si ricreano. Arquato sta portando avanti entrambe le iniziative e questa è arrivata in fondo, presto anche l'altra, e a seguire tante cose che ci saranno da fare per la ricostruzione. I tanti bambini che si sono iscritti sono proprio il segno di una comunità che continua a credere nel proprio territorio e vuole restare qua. Per noi il segno più bello per la ripartenza della scuola. Io vengo dall'esperienza abruzzese del 2009, perché dopo Barca, che ha fatto questa legge, che ha fatto partire la ricostruzione all'Aquila, mi sono occupata del cratere dell'Aquila. E una delle cose sulle quali oggettivamente dobbiamo mettere il faro è quella della sicurezza negli immobili pubblici. Il progetto di Casa Italia, poi ci sta tutto, la politica, le discussioni, le divisioni, tutto quello che volete, ma il progetto di Casa Italia è esattamente in testa di intervenire con la prevenzione, che è l'unica risposta vera che possiamo dare ad un territorio come quello italiano, che purtroppo, lo sappiamo, è sismico. I genitori chiedono risposte subito. Certo, ed è la ragione per la quale noi abbiamo messo non solo un dipartimento che fa sto mestiere, ma ci abbiamo messo anche i soldi. Ora, ci sono soprattutto nelle zone 1 e nelle zone 2 delle possibilità già sugli immobili pubblici di poter intervenire, e ovviamente c'è il bonus sismico per poter intervenire su quelli privati, e lì di soldini ne abbiamo messi tanti. Da 0 a 100 ci passerà il tempo che stiamo impiegando per intervenire soprattutto sul tema delle scuole. Però guardate, io non ho mai visto un'attenzione così importante per le scuole come in questi ultimi 5 anni, e credo che questo, se andate a fare una statistica anche delle vostre degli interventi, della stampa, vedrete che confermerete questa mia tesi. Sono fatti, sono soldi stanziati, dipartimenti che stanno lavorando, simulazioni che si stanno facendo ed interventi che arriveranno a breve.